Laura Frosecchi, 55 anni, è stata trovata priva di vita nel suo negozio in via Volterrana, distesa a terra in una pozza di sangue. La donna, titolare dell'esercizio, è stata uccisa con colpi di arma da fuoco. A fare la macabra scoperta è stata una cliente che, dopo aver visto il corpo, ha dato l'allarme nei negozi e negli edifici vicini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 e i carabinieri, ma per Laura non c'era più nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli uomini dell'arma con il supporto del nucleo investigativo della sezione Investigazioni Scientifiche. Al momento l'attenzione si concentra sul nipote della vittima che si è barricato armato in un appartamento della zona. I carabinieri hanno isolato l'area indossando giubbotti antiproiettile per garantire la sicurezza durante le operazioni. La situazione è tesa e si cerca di stabilire un contatto con il sospettato mentre continuano i rilievi all'interno del negozio per raccogliere ulteriori prove. L'intera comunità è sotto shock per la tragica morte di Laura Frosecchi e le forze dell'ordine stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto.